Buongiorno a tutti, sono Luca Niasprimbergo, responsabile commerciale di Aten per l'Italia. Siamo qui al BIC Lazio per l'evento Smart Environments organizzato da Connessione. Aten è un'azienda storica nel mondo del controllo dell'accesso remoto che da diversi anni, oramai una decina, si è affacciata anche al mondo dell'audio-video professionale. Qui presentiamo in questa sede una parte del nostro portafoglio prodotti più in linea con le tematiche trattate durante l'evento. La mia visione per uno spazio lavorativo di studio moderno e funzionale è quella di poter assistere i fruitori di questo spazio anche dal punto di vista del supporto multimediale. Aten in questo può dare una mano a progettisti e integratori perché offre una gamma di prodotti molto ampia che permette di affrontare qualsiasi problematica di una condivisione di contenuti e informazioni in uno spazio moderno. Nel particolare caso di oggi ho portato un po' il modello di punta della nostra gamma audio-video, che è una matrice modulare fino a 16 ingressi e 16 uscite, che permette di gestire in modo molto semplice tutti gli standard video e audio oggi presenti sulle varie sorgenti, sulle varie destinazioni di visualizzazione. Questa matrice ha la particolarità di offrire una commutazione seamless, quindi una commutazione istantanea senza sgancio di segnale, e permette di gestire in modo indipendente ogni singola uscita grazie allo scaler di cui è dotata, anche arrivando alla creazione di video wall, quindi raggruppando più schermi fisici per costituire un singolo schermo virtuale. Le stesse tecnologie le ritroviamo anche in matrici del formato più piccolo, dalla 4 ingressi 4 uscite fino a una 9 ingressi 9 uscite, che offrono le stesse funzionalità. Un sistema di distribuzione video dal nostro punto di vista non può non essere affiancato da un adeguato sistema di controllo. Questo nell'ottica di cui si è discusso molto oggi, di offrire a chi poi utilizzerà l'ambiente, quindi i fruitori della sala, una soluzione che permette di gestire la sala ignorando completamente la tecnologia che ci sta dietro. Il sogno di tutti gli utenti finali è quello di non dover apprendere modalità di comando dei singoli dispositivi, ma di poter gestire l'intera sala semplicemente spiegando che cosa si vuole e puntando al risultato finale. È per questo motivo che oggi ho portato il nostro sistema di controllo. È un processore che permette, senza grossi sforzi di apprendimento e senza la necessità di scrivere software, permette di controllare un'intera installazione, non solo limitata alla parte multimediale, quindi audio-video, da un tablet o da uno smartphone. Il dispositivo permette di integrarsi con tutti i dispositivi controllabili, quindi le nostre matrici e i nostri switch sicuramente, ma anche prodotti di terze parti, ma si estende fino al controllo di apparati di illuminazione, di altri apparati elettrici come possono essere i teli di proiezione o delle tende motorizzate, e quindi gestire l'intera sala senza avere sempre in mente qual è la tecnologia che ci sta dietro. Quello che vedete qui è il processore principale, che è l'unità di controllo, che oggi è affiancata da tre unità satellite più piccole che permettono di distribuire una parte di controllo. Quindi potremmo avere un piccolo box che gestisce degli infrarossi messo vicino a delle sorgenti video, o un piccolo box che gestisce dei relè messo vicino a tapparelle o schermi. Alcuni di questi prodotti, in particolare il sistema di controllo, sono stati nominati per l'Innovation Award che verrà celebrato durante l'ISE dell'anno prossimo, quindi vi invito sia a votare per Aten sul sito dell'Innovation Award, sia a visitarci sul sito web e prossimamente ad ISE ad Amsterdam. Grazie.